Nuova puntata di Percorsi alla scoperta del territorio. Ci troviamo questa settimana ad Aci Platani, frazione di Acireale. Sono sempre in compagnia di Don Salvatore Coco, direttore dell'Ufficio per i beni culturali della diocesi di Acireale. Alle nostre spalle la chiesa madre di Aci Platani, dedicata alla Madonna del Monte Carmelo. Abbiamo scelto questa chiesa perché ha un suo significato particolare, in quanto è una comunità completa. È una comunità di origine rurale, dove si era più legata alla terra. Negli anni 1700 che è sorta questa comunità ed è anche molto ramificata sul territorio. Troviamo anche l'oratorio della parrocchia, troviamo una confraternita del Sacramento, una biblioteca della parrocchia e inoltre anche un museo della civiltà contadina. Questa non è l'unica chiesa di Aci Platani, sono quattro nel territorio. Appunto, dicevo che sono ramificate proprio perché ci sono anche delle chiese che segnano e vogliono le contrade di questo territorio. Un'unica parrocchia, però appunto questa della chiesa madre? È una sola parrocchia, ma che allo stesso tempo si rende presente attraverso delle chiese, o meglio ancora delle cappelle, che servono quegli abitanti che sono distanti da questo centro. Anche in questa chiesa tante le opere d'arte da vedere? Sono parecchie le opere d'arte, incominciamo con il Platanio, che è il padre dei Vittori Accesi, fino ad arrivare ad Alessandro Vasta, che ha delle pale veramente significative che impreziosiscono anche la chiesa. Grazie Don Salvatore Coco, non anticipiamo altro, entriamo a farci da guida come sempre Don Giuseppe Cicale, esperto di beni culturali. Parte da qui il nostro viaggio nella chiesa di Aci Platani, frazione di Acireale. Alle nostre spalle è uno dei quadri più importanti di questo tempio. Ben trovato Don Giuseppe Cicala, parliamo di quest'opera. Quest'opera è una delle più belle all'interno di questo tempio, ma è un tempio dedicato tutto alla Vergine Maria. Troveremo diverse tele che decorano questa chiesa, tutte mariane. E proprio la tela che ho alle mie spalle è una tela storica e nello stesso momento contempla le glorie di Maria. Le glorie di Maria attraverso i misteri della vita del suo figlio, dalla incarnazione fino al momento in cui sarà asceso al cielo e incoronerà la sua madre, ma nello stesso tempo troviamo sotto degli elementi storici. Primo fra tutti potremmo affermare i santi che sono tre importanti: San Francesco d'Assisi, Santa Caterina e San Domenico. Invece accanto troviamo degli elementi storici che collocano nello spazio temporale questo quadro. È il grande Filippo II, l'imperatore, e accanto a lui il Papa dell'epoca, Pio V, che non è ancora santo, perciò non ha l'aureola. Dietro di lui un grande controriformatore che è Carlo Borromeo, il cardinale. La cosa che interessa di più è quasi che gli angeli volessero sganciare questi grappoli per donarli a noi che siamo qui all'interno di questo tempio, quasi a dire attraverso i misteri della preghiera, attraverso i misteri del rosario, tu potrai arrivare a Dio. Ma perché ci sono questi due uomini storici all'interno del quadro? Sono forse i committenti? Non di certo. Sono invece quelle due persone che fecero sì che a Lepanto ci fosse la grande vittoria e così i musulmani furono sconfitti e non entrarono all'interno della nostra Europa. Il quadro della Madonna del Rosario da chi è stato realizzato e quando? Il quadro della Madonna del Rosario non abbiamo certezze che fu realizzato in un periodo esatto, però sappiamo che Ragoneschi, che è il nostro artista, vive tra il 600, l'inizio del 600 e la fine del 600, perciò sicuramente nella seconda metà del 600. Alle nostre spalle è raffigurata la Pentecoste, un quadro realizzato da chi? È stato realizzato da Alessandro Vasta nella seconda metà del 700 ed è un quadro che racconta
il momento più importante della storia della Chiesa, la sua nascita. Infatti attraverso il capitolo secondo degli Atti viene raccontata la Pentecoste e all'interno del quadro ci troviamo proprio sulla collina di Sion, nella parte dove è sommitale, dove Gesù ha spezzato il pane per la prima volta donandoci l'Eucaristia. E in quel luogo, nel Cenacolo, i discepoli con la Vergine Maria in preghiera per 50 giorni rimasero chiusi in preghiera fino al momento in cui lo Spirito Santo diede una nuova forza per poter annunziare il Vangelo a tutte le genti. Ma interessante da vedere come la Vergine sia pronta a ricevere nuovamente la discesa dello Spirito Santo ed è messa in una posa che conosciamo bene nella Annunciazione, con le mani chiuse nel petto. E ancora più interessante la parte architettonica. La parte architettonica ci fa comprendere quanto sia influenzato il nostro Alessandro Vasta dall'architettura cinquecentesca. Già gli archi e tutta l'impostazione con la scalinata sono proprio una testimonianza dell'influenza del tardo Cinquecento sulla vita di questo grande artista. Da notare, non per ultimo, la confusione di gente che c'è all'interno del quadro. Questo ci fa comprendere che non solo erano i 12, gli 11 riuniti nel Cenacolo con la Vergine, ma tutti gli Apostoli. Allora la nascita della Chiesa è qualcosa che coinvolge l'umanità. Non per ultimo, un pittore ottocentesco, volendo ricollocare queste tele in questo spazio, applicò l'opera dentro una nuova tela e così li rese visibili e gradevoli in questo luogo dove oggi si trovano. Infatti il film pittorico si sta staccando nell'angolo superiore sinistro e si intravede la parte antica con la parte più moderna. Particolare che accomuna anche il quadro della Madonna del Rosario. Madonna del Rosario, sì. In particolare credo che sia di molti quadri che vengono risistemati in una nuova collocazione. Non soltanto quadri, ma anche statue in questa chiesa. Parliamo di questo crocifisso ligneo. Questa scultura policroma, che è di Ignazio Cassorina, detto il Canzirri, è sicuramente della fine del 1700. È una delle sculture più particolari, specie dei crocifissi fatti da questo autore accese. Infatti il maestro Dascia, quando dovette scolpire detta opera, chiamò un chierico che facesse di posatore per l'opera e così scolpì l'anatomia di questo Cristo. È particolare e pregevole anche il volto del Cristo, che guarda verso l'alto quasi ad avere una comunicazione perenne tra lui e il Padre. Infatti il Padre continua a parlare col Cristo e il Cristo parla con il Padre. Cosa dice il Figlio? Il Figlio dice: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E così possiamo notare proprio questa bellezza, anche la plasticità che sta dando il nostro autore. Ma da notare anche che all'interno dell'opera stessa vi è anche il soffio, il ruà. Infatti il perizoma è svolazzante e proprio il perizoma svolazzante ci fa comprendere che lo spirito che soffia dove vuole è presente sul Golgota e costruisce una teofania di amore tra il Padre e il Figlio, che donano quest'amore alla Chiesa universale. Ci sono anche dei candelieri che sono stati recentemente restaurati. Si notano veramente dei bellissimi candelieri che apparentemente potrebbero sembrare in ricoperti di oro zecchino, o tanti a volte erroneamente sbagliano perché sono convinti che siano di oro zecchino massiccio, ma invece sono dei candelieri in legno e successivamente con delle tecniche particolari vengono realizzati i vari film pittorici per poter sembrare oro quello che luccica. Parliamo di questo restauro, come avviene? Generalmente una scultura lignea o un candeliere o qualsiasi cosa che deve essere indorata viene preparata. La scultura viene pennellata con della colla di coniglio, successivamente vengono passati più strati di gesso di Bologna e ancora colla di coniglio o cascame di colla di bue. E ancora
viene tutto carteggiato e poi viene passato del bolo. Il bolo è una argilla che può essere sia rossa che nera. Dopo che viene passato il bolo, viene applicato attraverso dei pennelli particolari di peli di scoiattolo e dell'acqua la foglia di argento. Successivamente a questa procedura, con delle pietre d'agata viene lucidata la parte con l'effetto che deve essere proprio acceso. Le altre parti invece con il bianco di uovo vengono ammattite. Infine, se volessimo dare l'idea del dorato, dopo aver passato la foglia d'argento, passiamo una velatura di colori metallici per poter simulare il colore dorato. Questo si chiama nella nostra zona acese la mistura. Quindi l'effetto che poi si ottiene è questo dei candelieri qua sopra, abbiamo appena visto ristrutturati. In questa tela cosa vediamo? In questa tela del Ragonisi troviamo veramente un Cristo morto che viene disceso dalla croce con una venerazione della Maddalena, del foro della mano sinistra, e nello stesso tempo la Vergine che è la Pietà, proprio aggettata quasi dal dolore sopra la croce e con questa spada che gli trafigge il petto, così come dicono le sacre scritture. Ma il quadro si presenta anche molto particolare per tutto questo coro di angeli che inneggiano alla gloria di Cristo nella crocifissione, e troviamo proprio i segni iconografici delle reliquie importanti del sacro volto, quello impresso nel lino della Veronica, la colonna dove Gesù Cristo fu flagellato, che si trova a Roma, la canna e i chiodi, la tenaglia e poi infine la corona di spine. Sono tutti i simboli che hanno visto Gesù Cristo sofferente, ma che diventano il simbolo della gloria di Cristo. Interessante è vedere come l'autore ricalca un pochino lo stile del Caravaggio per i chiaroscuri del Cristo e delle altre figure, ma è anche interessante come l'anatomia di questo Cristo si rifaccia proprio all'anatomia classicheggiante di inizi 500. Don Giuseppe, parliamo di quest'opera. Quest'opera è interessante per due motivi. Intanto nell'Ottocento fu chiusa una parte della navata, e sia dal lato destro che dal lato sinistro, e in questo lato fu messo il fonte battesimale e dall'altro lato l'acqua santiera con gli angeli custodi. Da notare, certo, ora che abbiamo visto più di un fonte battesimale, che questo fonte battesimale è di nuova fattura, di recente costruzione, la parte marmorea, mentre la parte alta con questo cappello che copre il fonte è sicuramente dell'Ottocento. Ma al di sopra del battistero troviamo un quadro ignoto del Settecento, di fine Settecento, dove Giovanni Battista è arroccato su una piccola montagnola, e invece Gesù Cristo inginocchiato sul Giordano viene innestato alla vita dell'uomo.
e sopra nella parte finale del quadro troviamo invece una forma corporea della colomba che rappresenta lo Spirito Santo con la voce del Padre che dice: questo è il figlio mio l'amato, ascoltatelo. Andando subito di fronte a questo quadro troveremo il bellissimo quadro dell'Angelo Custode, che è uno dei quadri più conosciuti perché resta sempre una copia di autori molto più importanti. Ci spostiamo nel presbiterio adesso della chiesa. Oltre al bell'altare settecentesco, cosa c'è da vedere qui? Nell'abside troviamo due bellissimi quadri, uno di autore ignoto che è l'Estasi di San Filippo Neri e l'altro invece è la Vergine del Carmelo che dà il suo scapolare a San Simone Stocco. Quest'opera è del Ragonisi, è molto particolare perché troviamo sopra troviamo San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, poi il Santo Simone Stocco e sotto il profeta Elia che ha la prefigurazione del Monte Carmelo, da dove viene proprio il nome di Maria Santissima del Monte Carmelo. Da notare il collo alto della Beata Vergine Maria, che sembra quasi un collo che ricorda le grandi opere del Parmigianino. Ci sono anche dei quadri recentemente realizzati, qui sopra ne spicca uno della Natività, dove lo dico io, tra i figuranti della scena c'è anche Padre Orazio Barbarino, che è stato parroco proprio di questa chiesa. Sì, Padre Orazio viene raffigurato come un pastore che viene attratto dal racconto dell'angelo verso la grotta di Betlem e lì il pittore lo raffigura pervaso dalla luce di Cristo, che d'altronde è la luce che illumina tutti i sacerdoti e che vuole illuminare tutti coloro che credono in Cristo. Grazie Don Giuseppe Cicala, noi adesso conosciamo il parroco della chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo, Don Antonio Pennisi. Padre Antonio Pennisi guida la comunità di Aci Platani da quando innanzitutto? Dal 2003, fine 2003, esattamente l'11 ottobre del 2003, da 9 anni, e adesso ho iniziato il secondo mandato in parrocchia. Il Vescovo ha rinnovato la mia presenza qui per guidare questa comunità. Una comunità viva, quante anime conta? 3.200 anime circa. Base all'ultimo censimento che abbiamo fatto nel 2012. Sono tante le attività della parrocchia Santa Maria del Carmelo, proviamo ad elencarle. Sì, è una parrocchia molto vivace, sono tanti i gruppi che sono presenti in parrocchia, nel settore liturgico ovviamente quello dei ministranti che conta 2 gruppi, quello dei ragazzi e quello degli adulti. Ovviamente il gruppo liturgico, il gruppo dei lettori che è proprio da diversi anni che cura la liturgia della parola, e poi nel settore della carità, la Caritas ovviamente che svolge un ruolo davvero indispensabile e importante, e poi i gruppi giovanili, il gruppo dei giovani, il gruppo degli animatori, dell'oratorio, come ben sapete è stato ristrutturato l'oratorio, è stato riportato davvero in ottime condizioni, c'è un gruppo di animatori che cura proprio l'oratorio e ci sono tantissimi bambini che passano il nostro oratorio durante i giorni della settimana, soprattutto il giorno della domenica dopo la messa, ecco, proprio continuano poi a giocare, a fare dei laboratori nel nostro oratorio. Il parroco di una comunità popolosa come quella di Aci Platani è sicuramente il polso della situazione, dei problemi di una comunità. Quali sono quelli che affliggono questo centro? E certamente il fatto che siamo un po' in periferia è un problema, perché risentiamo certe volte di questa trascuratezza. Quindi senz'altro Aci Platani ha questo problema, magari il centro, magari Acireale come città è un po' più attenzionata, noi siamo un tantino, devo dire, trascurati. E quindi questo è un problema che i cittadini di Aci Platani, che il paese di Aci Platani risente. E poi senz'altro il problema della disoccupazione.
il problema della disoccupazione è grande, colpisce famiglie e giovani. Il fatto che tanti non possono lavorare, che non trovano occupazione, prostra proprio le nostre famiglie, la nostra comunità, e quindi cresce la domanda, ecco, di lavoro. A volte, ecco, mi si viene in parrocchia a chiedere per il lavoro, si chiede alla parrocchia di, proprio di sostenere le famiglie anche da un punto di vista, ecco, di Caritas, e senz'altro questi sono i problemi maggiori. E poi senz'altro tanti paesani, tante persone di Aci Platani e tanti giovani che mettono su famiglia sono costretti ad andare fuori perché non riescono proprio a trovare locazione qui nel paese. Quindi tante energie fresche e belle e purtroppo vanno via, e quindi privano la comunità delle loro risorse, del loro contributo, della loro ricchezza. E quindi il paese un po' tende a invecchiare perché le forze giovanili vanno via, e quindi un po' questo ha una conseguenza proprio sulla vita della comunità. Grazie padre Antonio Pennisi, termina qui questa puntata di Percorsi, la scoperta del territorio. Grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alla prossima settimana.